io sono arrivato qua con la società che mi ha detto che c'erano dei grossi limiti nel poter fare mercato, no? Quindi se io ho accettato, è chiaro che ho accettato con i famosi nove giocatori fuori rosa, diciamo, ma non scelti né dall'allenatore né da me, e con un capitale per fare la squadra abbastanza ridotto, quindi lo sapevamo. È chiaro che anche al mercato un piccolo sforzo gliel'avevo chiesto, no, al presidente, ma onestamente non c'erano le possibilità. Mi sono accorto anche il perché un mese dopo la società, per pagare lo stipendio di giugno, ha dovuto cacciare fuori 300.000 euro dell'anno scorso. E io penso che noi con 300.000 euro ci paghiamo, penso, 4 stipendi quest'anno, insomma, a occhio. Insomma. È una squadra che non puoi riprendere dal punto di vista dell'impegno, sia in allenamento sia in partita. Io oggi, se dovessi trovare uno che non si è impegnato, non lo trovo. Io mi ricordo la conferenza stampa di quando siamo stati presentati l'allenatore. Certo. Allora, si parlava chiaramente di un anno in cui si cercava e disperatamente si cercava disperatamente di salvarsi. Esatto. Poi io ho detto pure, una volta che ci saremo salvati, una gestione dell'emergenza, lei parla di gestione dell'emergenza, dopodiché faranno magari persone più brave o la società, quello che è, ma è questa, è un'annata, la chiami annata zero, chiamala come vuoi, ma è un'annata in cui non c'è la possibilità per ricostruire, ci devi tentare di mantenere la categoria per poi permettere al Teramo di ritrovare i fasti che aveva, diciamo, assaporato 3 anni fa. Se la domanda è sei soddisfatto di avere 4 punti, tu fammela. Sì. Il resto sono tutte stronzate, voglio dire, che facevi un gol là, non la facevi. Mi sembra un pochettino di confusione, Thomas. Mi ricordo trasmissioni televisive di un po' di anni fa dove si faceva solo C, c'era anche il Pescara allora in C. Certo. E erano le sette sorelle, voglio dire, siamo rimasti in due a fare calcio. Sansovini alla Fermana, che onestamente ha qualche vantaggio economico e basta. Onestamente avrei preferito non ritrovarselo contro. Beh, avrei preferito sì, onestamente l'avrei dato più a una squadra o di quarta serie come c'era allora il Mantova in condizione, oppure. Ma lì probabilmente c'erano delle questioni contrattuali, cioè andare nei dilettanti. Sì, no, lì c'è il problema, che lui ha un contratto ancora per l'anno prossimo col Pescara, per cui se vai nei dilettanti perdi lo status da professionista, per cui non puoi più ricevere quel compenso per l'anno dopo. Sì. Quindi te lo dovrebbero anticipare tutto l'anno prima, capito? Quindi un po' complicato. Ecco. Ma Giorgio Repetto quando rinnova con il Teramo? Ma guarda, io spero che ci salviamo e poi il presidente se serve. Ah, cioè proprio arriverete sì, in extremis. Arriverete proprio alla fine, eh? Ma con lui arriviamo sempre alla fine, perché io non gli rompo i coglioni, lui non mi dice niente, dopodiché o mi caccia o. Secondo me molto sarà dettato dai risultati. È normale, voglio dire, non devo fare carriera. L'unica cosa buona che ho è che non devo fare carriera. Tra 2 mesi faccio 65 anni, quindi.